Nuoto, Mondiali Junior Indianapolis, Martinelli da record. Nicolò Martinelli bussa alla porta della storia. Un centesimo divide l'azzurro dalla mitica barriera dei 5.900. Al termine di una stagione lunga e faticosa, ai Mondiali Lunga R di Indianapolis trova un ulteriore progresso cronometrico e, dopo la mirabolante batteria, scende a 5.901 nella semifinale dei 100 rana. Record mondiale lunga R e record dei campionati, prestazione che illumina sulle infinite possibilità del talento italiano. Pinzuti, sesto complessivo, 10.126, completo il pomeriggio di festa. Ad insidiare Martinelli, seppur a debita distanza, la coppia americana Whitley, Andrew. Nella prima giornata di finali, quattro titoli in palio. I 400 maschili vanno ad Abruzzo, 34.919, sul podio Ollo e Freman 3. I 400 misti, al femminile, parlano invece lingua asiatica. Doppietta giapponese, la Kojima è l'unica sotto i 440, 43.914, precede la connazionale Sasaki. Spicchio d'Europa, la serba Crevare di bronzo. Epilogo con due staffette, esaltanti riscontri. L'Ungheria domina la 4x100 SLU, grazie alla prima frazione di Mila che alla quarta, 4.824 lanciato, di Nemeth. Seconda posizione per la Polonia, poi l'Australia. Nella 4x200 SLD, invece, record mondiale lunga R e record dei campionati per il Canada di Olesya Kerouk. 75.147, si arrendono Russia e Giappone, squalificata l'Italia. Le semifinali, nei 50 rana di, miglior tempo per la McSharry, al comando della seconda prova, 3.109. Lac Nelson, canadese classe 2001, guida la prima, 3.115. Quarta assoluta, e pericolosa, la Barter. Nei 100 dorso U, 5.443 di Gonzalez, a un decimo Ferguson. T.Ciccone, ex equo con Argione, è il primo degli esclusi. Tocca in 5.589, nono riferimento. Infine, scoppiettante responso dai 100 dorso di Larouk piazza il nuovo mondiale lunga R, 5.928. Replica alla performance della Smithy in batteria. Quest'ultima è comunque in scia, 5.941. Hanno un margine consistente sul resto della vasca. Dodicesima ed eliminata la Quaglieri.